Ciao a tutti, guardiamo un attimo da vicino questa custodia protettiva per hard disk marcata RLSSO. La custodia arriva all'interno di questa confezione di cartone che andiamo ad aprire. Come vedete, per quanto riguarda l'esterno della custodia, che servirà appunto per proteggere da urti, graffi e comunque da ogni tipo di fatalità il vostro hard disk, abbiamo un esterno, stavo dicendo, che vede una chiusura con cerniera, eccola qua, chiusura con cerniera, il logo davanti dell'azienda, eccolo qua, dietro nessun logo. Abbiamo poi come consistenza una consistenza semirigida sulla parte in alto e comunque rigida. Quindi molto più rigida come vedete sulla parte in basso. Adesso andiamo ad aprirla. Vediamo sulla sinistra una taschina in rete con un'ulteriore cerniera per inserire ad esempio i cavetti dell'hard disk. Qua è comunque stoffa. Mentre per quanto riguarda la parte in basso abbiamo dei cerchietti in stoffa, ma una stoffa spessa, comunque dura. Guardate con i vostri occhi, che serve ad ammortizzare ed è questa la parte che vi dicevo prima più rigida. Poi abbiamo un elastico contenitivo per non far cadere l'hard disk, ecco qua. E quindi dovrebbe aiutarci questa custodia comunque a inserire i cavetti e comunque a proteggere dagli urti l'hard disk ed eventuali graffi. Inoltre la fascetta appunto serve per contenerlo e non farlo ballare, non farlo muovere. Andiamo a mettere magari qualche hard disk all'interno per vedere se comunque riesce ad adagiarsi perfettamente. Ho con me tre hard disk e adesso andremo ad infilare all'interno. Vi dico innanzitutto le dimensioni: abbiamo dimensioni massime di 8 cm di larghezza, mentre abbiamo poi di lunghezza 12 cm e poi lo spessore di 2 cm, ma calcolate che viene misurato dal basso fino a poi quando si chiude la custodia, quindi sono 2 cm da una parte all'altra per capirci. Io l'ho presa fondamentalmente per inserire il mio VD Elements, che comunque può contenere, come vi dicevo prima, diversi hard disk, quindi adesso ne andiamo a inserire all'interno. Andiamo a inserire il VD Elements, eccolo qua, vediamo se va. Perfetto, non cade, si chiude tranquillamente. Quindi il primo hard disk ha passato la prova, riesce a starci tranquillamente. Andiamo a inserire adesso questo qua che è un verbatim. Inseriamo questo. Entra a pelo, ma anche qua non cade, è protetto, si chiude tranquillamente. Inseriamo all'interno e anche questo qua non balla, come vedete, e sta senza problemi, quindi è protetto da urti e da ogni tipo di graffio. Quello che posso dirvi è che all'inizio mi sembra cioè potrebbe essere strano dire perché si compra un proteggi hard disk, cosa me ne faccio, tanto lo porto così com'è, non dovrebbe rompersi. Però è quello che ho detto anch'io prima di aver comprato questo case appunto per proteggerlo, perché avevo un bellissimo VD Elements che potete vedere sulla mia sinistra, eccolo qua, che è caduto in poche parole, non sto qui a spiegarvi i dettagli, comunque è caduto e ha preso una botta bella bella secca. Non è quindi caduto da un'altezza di chissà cosa, da una scrivania mi è caduto per terra e così ha smesso di funzionare. Diciamo che poi ha prodotto quel beep lì della morte, se volete chiamarlo così. Comunque quel beep che ti fa capire che ormai o lo porti in riparazione o comunque hai perso tutto. Riparare questi hard disk comunque costa veramente tanto, perché sono anche assemblati in un modo che si deve avere una camera bianca, proteggerli dalla polvere, perché anche un granellino di polvere comunque potrebbe comprometterli.
E quindi o uno spende tanti soldi per farlo riparare o comunque è rotto, e quindi quando poi il danno è fatto c'è poco da fare. Non è poi tanto il danno materiale, cioè monetario, che costa comunque alla fine, sì, costano, però questo qua era da 1 TB se mi ricordo bene, però comunque non è tanto il danno economico, ma più che altro il danno dei contenuti che vanno persi, non si possono più poi recuperare. Avevo dei video, delle foto delle vacanze, non mi voglio comunque stare qui ad annoiare, a dilungarmi, però ho fatto capire essenzialmente il motivo per cui l'ho preso. Non avrei mai pensato di comprare un proteggia hard disk, però poi è giunto il momento che ho detto forse sarebbe meglio utilizzarlo.